siamo vagabondi, liberi di vagare in uno spirito senza casa, astronauti nello spazio infinito dell'indecisione. Tutti condanniamo e crocifiggiamo la razionalità e l'esistenza stessa. Siamo sopravvissuti, camminiamo nella nebbia, ci appassioniamo a tutto. Questa insensata battaglia, sputando corrente nelle conformità alla ricerca di giustificazioni insignificanti. Ragione di essere una grande cazzata. Una semplice soddisfazione che stenderà nell'ombra, nella perenne presenza della frustrazione. Siamo eredi, gli eredi di una lotta che ha pervaso tutta la storia, i nostri sforzi essenziali nel campo del potenziamento umano. No, non deve mai finire. In queste società complesse richiedono soluzioni sempre più complesse. Curare la follia collettiva e la nostra perseveranza non deve scemare, anche se la maggior parte dei tentativi è guarire le ferite della civiltà. No, non sono riusciti nel corso della storia. Lo spirito ribelle continuerà a vivere come un bambino. Quella forza insopprimibile che comanda l'esistenza umana è un'energia che chiederà di noi di emancipare l'uomo dalle sue autoimposte catene. La nostra voglia di vomitare sulle convenzioni umane, ideologie e riforme non devono fermare la nostra ricerca. È una liberazione immediata, una fonte, illuminazione, molto a pagamento. Stacchiamo da tutti i confini che abbiamo per avere la possibilità di trovare un tesoro segreto che sia natura, bellezza, arte e fratellanza. Lavoro, amore, lavoro, poesia anche nel buio della sofferenza. La passione maniacale di un filosofo pazzo. Qui mi trovo da parte dell'interno di me, di tutti gli ispiratori di un nuovo modus vivendi. Posso incappare in una bella sensazione di guerra come un accordo armonico con ciò che è più essenziale nella vita. Sono parte più essenziale di me. Questa mente mi chiede troppo ogni giorno. Devo cercare, trovare, perdermi e ricominciare. Sono sicuro, con onesta e perseveranza a sufficienza, possiamo trovare la necessità di base per soddisfare in modo insano come io amo. E possiamo guardare il nostro tormento deperire e sparire come la nostra realtà, elevarsi in un regno più emozionante e promettente. Il nulla. Lasciate questa visione delle cose si stabilisca in voi. Io sono lunghe grida, unanime grida, escono da tutte le cellule del mio corpo, verso un cielo aperto in atto la mia testa. Olocausto fascista, un'estasi pazza, inspiegabile il contatto tanto atteso, la paura di perdere i sensi e non respirare. No, abbiamo raggiunto la vertigine spirituale. Zarathustra, la sua abbondanza di conoscenza divenne stanca nella nostra saggezza. Ne siamo ripartiti per così tanto dolore come Tito ho avuto qui da sopportare. Non siamo troppo piccoli per essere del tutto insignificanti, né abbastanza grandi e svegli da vivere con orgoglio tutti i giorni le nostre circostanze reali. Da qualche parte sono arti, sono fatiche, non sono pienamente tragico eroiche. Mi do spazio, mi sono sparato in vena tutte le contraddizioni del mondo, ripetendo i giorni e il calendario, sforzandomi, trasmettendo qui un messaggio, una morale sulle nostre storie personali, tristi racconti di vita. Quale espressione può dare senza i fatti la nostra esistenza? Baciateci il culo, stronzi, stronzi.